Ultima edizione di Stadio News, studio Marco Gullà. E per il Palermo arrivò già il primo round decisivo della stagione. Per tanti con l'attuale è solo calcio d'agosto, per i rosanero invece è già calcio vero, calcio europeo. Oggi in casa del Zion la formazione di Pioli dovrà quasi ribaltare il 2-2 dell'andata per superare il preliminare di Europa League. Il Palermo dovrà evitare gli errori del Barbera ed essere maggiormente cinico sotto porta. Non ci saranno Piniglia e Setto, entrambi infortunati, ma Pioli potrà contare sull'uomo in più del momento, Fabrizio Miccoli. Il capitano rosanero ad un passo dall'addio qualche mese fa, adesso ha cambiato rotta, dimostrandosi professionista vero fino al midollo. Al Palermo servono questi giocatori. Pronto e deciso Stefano Pioli in conferenza stampa, sentiamo cosa ha detto in Svizzera l'allenatore rosanero. Saremo pronti per giocare una partita attenta, concentrata, con l'approccio giusto, perché sappiamo chiaramente che per passare il turno dobbiamo assolutamente vincere questa partita e quindi assolutamente non lasceremo e non abbiamo lasciato nulla al caso per farci trovare il meglio preparati possibile per questa partita importante. Toccherà a lui trascinare il Palermo in quel di Zion. Fabrizio Miccoli è voglioso di tornare a ruggire. Se giochiamo come sappiamo possiamo vincere contro chiunque e quindi la speranza è quella di fare bene, di giocare come sappiamo, al di là di poi che possa essere io protagonista a fare gol o qualcun altro, l'importante è che la squadra vada avanti in Coppa UEFA. Designato l'arbitro di Zion Palermo, ritorno del terzo turno preliminare di Europa League in programma questa sera alle ore 19:30 in Svizzera. L'incontro è stato affidato all'israeliano Liran Liani. Il rapporto tra il Palermo e Miccoli va a gonfie vele, la conferma arriva dall'agente del capitano rosanero Francesco Caliandro. È tutto ok, il giocatore si è presentato in condizioni ottimali, anzi strabilianti, ha detto. Ha cominciato bene la sua avventura, ha grandi motivazioni ed è pronto per un anno da protagonista. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.